deserto lascia spazio gradualmente alla savana mentre ci dirigiamo a nord, verso la città di Darwin, che grazie al clima tropicale tutto l'anno è diventata famosa per le meduse killer e i coccodrilli marini. Anche qui l'ambiente urbano ospita diversi inquilini. Ci sono i sauri, tra i quali spicca il bellissimo Lophognathus cilberti, crostacei, come i granchi delle mangrovie o i paguri terrestri, molti uccelli, fra cui il sempre presente ibis. A Darwin noleggiamo un nuovo camper per esplorare i parchi naturali della regione. Lungo la strada vediamo uno dei numerosi incendi che colpiscono la zona nella stagione secca e assistiamo al curioso comportamento di caccia dei nibbi, che si librano sopra il fuoco per cacciare gli insetti che fuggono dalle fiamme. L'itinerario ci porta per le strade sterrate del Kakadu National Park, il più grande parco nazionale dell'Australia. L'ambiente, costituito per lo più da paludi acquitrini, durante la stagione secca in cui ci troviamo si trasforma in un'immensa savana, solcata qua e là da canyon e altopiani rocciosi. In questo periodo tutti gli animali si concentrano attorno agli specchi d'acqua e così, in uno spazio relativamente ristretto, si possono ammirare numerosissime specie di uccelli. Il più curioso è sicuramente l'oca gazza, con la sua particolare protuberanza ossea in cima al cranio. Non è né un'oca, né un'anatra, né ovviamente una vera gazza, ma un parente dei cigni neri, diffuso in tutta l'Australia. I cacatue ci prendono di mira con le loro noci, le mosche non ci danno tregua, il calore è opprimente, ma lo sforzo è ben ripagato dai tanti animali che riusciamo a vedere. Dalla cima delle formazioni rocciose si può ammirare il vasto paesaggio circostante, costellato da piante di pandanus, simile ad una palma, estremamente resistente agli incendi, come anche alle alluvioni, grazie alle sue radici aeree. In alcuni di questi siti, addentrandosi tra le rocce, si possono ammirare alcune testimonianze dell'antica storia aborigena. Le pitture rupestre di Kakadu risalgono in alcuni casi a più di 20.000 anni fa e rappresentano scene di vita, divinità e animali, di cui in alcuni casi viene rappresentata anche l'anatomia interna. Tra di essi, un'immagine della tigre della Tasmania, a testimonianza che questo mammifero, oggi estinto, un tempo viveva anche nel nord dell'Australia. I wallaby agili vegliano ancora su questi luoghi, assieme ai meravigliosi ragni del genere Nephila, con le loro gigantesche ragnatele. Le condizioni delle strade mettono a dura prova la nostra nuova wildlife machine, che non è certo un 4x4, ma grazie all'abilità degli autisti e a tante preghiere, riusciamo a raggiungere anche i luoghi più isolati. In un tratto di fiume frequentato dai pescatori, degli occhi e delle corazze emergono dalla superficie. A pochi metri da noi ci sono i predatori terrestri e i rettili più grandi del mondo. Si muovono lentamente solcando l'acqua, ma questa apparente calma sparisce all'istante per catturare pesci o allontanare gli avversari. Grazie a particolari ghiandole che espellono il sale in eccesso, il coccodrillo marino si è perfettamente adattato alla vita in acqua salmastra e anche in pieno oceano, cosa che gli ha permesso di diffondersi in un ampio areale, che va dal nord dell'Australia a buona parte del sud-est asiatico. Per questo motivo, nell'Australia tropicale, non è possibile fare il bagno tranne nelle aree designate e protette da reti particolari, perché gli attacchi dei coccodrilli sono molto più comuni e pericolosi di quelli delle squale. Quasi per contrasto, a fianco ai grandi rettili acquatici, ci sono invece dei piccoli pesci che si sono adattati alla vita sulla terraferma. I perioftalmi passano la maggior parte del tempo fuori dall'acqua, strisciando grazie alle pinne anteriori simili a zampe. Con la forte coda invece sono in grado di compiere potenti balzi per sfuggire dai predatori, caratteristica a cui è dovuto il nome comune di saltafango. I perioftalmi sono in grado di assorbire l'ossigeno atmosferico attraverso la pelle e scavano delle tane nel terreno in cui si nascondono e si riproducono.
sono animali molto territoriali e non è raro vederli affrontarsi per difendere il territorio, alzando la pinna dorsale o gonfiando il corpo per spaventare gli avversari. La notte, attorno alle poche luci nel parco, si raccolgono diversi animali, sia invasivi come i gechi asiatici o il temibile rospo delle canne, come altri autoctoni, le belle littorie o lo schivo Huntsman Spider, uno dei ragni più grandi dell'Australia. Gli interminabili focolai che di giorno appaiono come dei pennacchi di fumo all'orizzonte, la notte si trasformano in dei punti luminosi che rischiarano il buio con una spettrale luce rossa. I tronchi caduti, infatti, continuano a bruciare per giorni, quando l'incendio sull'erba si è ormai spento da tempo. In questa stagione, qui al Kakadu, il caldo è opprimente già dal primo mattino. Così cerchiamo refrigerio dirigendosi verso le cascate di Jim Jim Falls e Twin Falls. La strada per arrivare è molto lunga e non facile da percorrere col nostro mezzo, ma una volta arrivati lo spettacolo ripaga la fatica. All'interno dei meravigliosi canyon sorgono delle piccole oasi umide, dove si possono vedere bellissime farfalle colorate. Una volta risalite le cascate per individuare delle pozze d'acqua cristallina adatte alla riproduzione, il guido selvatico verifica l'assenza di coccodrilli nell'acqua. Ora può concedersi un bagno corroborante nel ruscello, mentre da lontano, sulla sponda, delle blatte gigantesche lo osservano con fare sospetto. Potrebbero volerci giorni, forse settimane, prima della prossima riproduzione. È un'occasione da non perdere. Ogni anno in Australia centinaia di ettari di vegetazione vengono distrutti dagli incendi, ma gli aborigeni non considerano il fuoco un nemico, ma lo utilizzano per ricambiare la vegetazione. Nei parchi naturali è stata adottata una pratica che si limita per lo più al controllo degli incendi, in quanto le fiamme possono dare nuova vita al terreno. Piante e animali sono abituati a convivere con gli incendi. Alcune specie di cicadacee, ad esempio, possono perdere completamente le foglie per poi farle ricrescere all'arrivo delle prime piogge. Mentre le termiti costruiscono termitai molto grandi che resistono al fuoco. Questi animali necessitano di temperature costanti per vivere. Alcune costruiscono addirittura dei termitai a forma di lama, disposti da nord verso sud, per sfruttare al meglio i raggi del sole. La regione del Northern Territory è ricca di queste formazioni naturali. Ma ci sono anche molte altre specie animali, come il famoso clamidosauro, che ci attraversa la strada mentre ci dirigiamo al Litchfield National Park. Il Litchfield National Park rappresenta un importante ambiente umido, caratterizzato da numerosi ruscelli e torrenti con pozze balneabili che corrono all'interno di canyon rocciosi e sono circondati da una folta vegetazione. Questo offre riparo, oltre che ai numerosi turisti e agli abitanti di Darwin in vacanza, anche a molti animali che altrove non potrebbero vivere a causa della siccità. Questi ambienti, divisi tra terra e acqua, sono dominati da una bellissima specie di rettili,
Varanus martensi, un tipo di varano con abitudini acquatiche. Ecco qua, un bel varano appena pescato. Sono molto belli perché hanno proprio la coda piatta. Quando nuotano sott'acqua sembrano delle anguille. Sono riuscito a prenderlo perché continuavo a scappare, però a un certo punto è venuto a galla per prendere aria. E aveva la testa fuori, quindi non vedeva sott'acqua, e io da sotto con la maschera mi sono avvicinato fino a che non sono riuscito a prenderlo per la testa. Adesso lo libero. In acqua si trovano anche altri animali, come le tartarughe o il bellissimo pesce arciere, che riesce a avvistare gli insetti da sotto la superficie dell'acqua per colpirli con uno spruzzo e poterli catturare. Celebriamo il funerale di una rana che probabilmente abbiamo pestato per sbaglio mentre stavamo facendo il video della tartaruga. Gli abbiamo rotto una zampa, oppure se l'era già rotta, non lo sappiamo, non sappiamo se l'abbiamo pestata noi. E ora gli diamo una morte dignitosa e la lasciamo andare nell'acqua. Una strana struttura tra i cespugli attira la nostra attenzione. Si tratta dell'altare nuziale di un maschio di uccello giardiniere. Questi volatili raccolgono oggetti bianchi di tutti i tipi e li pongono all'entrata di un arco costruito con ramoscelli secchi. Difendono con tenacia il loro piccolo angolo d'esibizione, scacciando in malo modo qualsiasi possibile contendente. Tra gli avvistamenti notturni del Litchfield National Park, oltre ai soliti gechi e alle rane, sempre abbondanti, abbiamo avuto la fortuna di catturare un animale piuttosto curioso. Una lucertola apode, Lialis burtonis. Questo piccolo sauro, ben distinguibile da un serpente, presenta un muso incredibilmente allungato e pupille verticali. Si nutre principalmente di altre lucertole, ma anche di invertebrati, che riesce a sopraffare grazie alla sua incredibile forza. L'ultima doverosa tappa prima di lasciare il Northern Territory è il Crocodilus Park, una struttura al limite tra uno zoo e una crocodile farm, che ospita una gran varietà di coccodrilli da tutto il mondo. Le star ovviamente sono i coccodrilli marini. Alcuni maschi sono davvero enormi ed è possibile distinguere facilmente il dimorfismo sessuale. Gli spazi purtroppo sono piuttosto angusti e gli esemplari vengono sovralimentati durante gli spettacoli con i turisti, causando un'evidente obesità nei soggetti più anziani. Un padiglione interno ospita un accurato museo che indaga ogni aspetto della vita di questi animali, compreso il rapporto con l'uomo, con scheletri, ricostruzioni delle varie specie di coccodrilli, la loro anatomia, lo sviluppo, l'ecologia e anche tutte quelle patologie che colpiscono questi animali in natura.